Ciao ragazzi, bentornati a un nuovo video. Se è la prima volta che venite su questo canale, ciao, piacere, io sono Cristina. Fate un giro sul mio canale, vedete se i miei video vi piacciono e se la risposta è sì, iscrivetevi al canale, non potrete rendermi più che felice. Il video di oggi non ha uno scopo in particolare, l'unico motivo per cui ho fatto questo video è per dirvi grazie. Grazie perché oggi, 6 novembre, il canale compie un anno! E io non posso essere più che felice, perché davvero questa è stato un anno fantastico. Non è possibile, sto sole va e viene. Oh mio Dio. E YouTube e questo canale mi hanno davvero consentito di poter sperimentare, trovare nuove cose, scoprire nuove cose, studiarmi un po' la telecamera, una cosa che mi è sempre piaciuta fare. E quindi sì, vi volevo solamente ringraziare per il supporto, per la gentilezza, per le domande che mi avete fatto. Fare video è una cosa che mi piace tantissimo, mi è sempre piaciuta fare, è una passione che ho scoperto però da circa meno di 2 anni, forse 2 anni. Sì, 2 anni. E questo canale mi consente davvero di esprimere la mia creatività, di condividere con altre persone degli argomenti per ampliare un pochino i miei interessi, per cercare di ispirare voi e voi di ispirare me. Insomma, io penso che la community di YouTube sia una cosa meravigliosa. Scusate se questo sole cambia in continuazione. Ok, oddio mio, perdonatemi. Ma questo sole oggi non mi vuole far capire niente. Stavo dicendo che la community di YouTube è una cosa meravigliosa, soprattutto per il rapporto che vi è tra lo YouTuber e i propri seguaci. Il fatto di poter condividere delle passioni con altre persone che non avremmo mai avuto l'occasione di incontrare, di poter condividere appunto i propri pensieri, i propri desideri, semplicemente prendendo la telecamera in mano e poi cliccando invio sul computer, è veramente una cosa spettacolare, la trovo una cosa bellissima. E quindi, prima di divagare in argomenti filosofici, come sono molto brava a fare, vi voglio semplicemente dire grazie. E per ringraziarvi di questo ho deciso di essere più presente su YouTube, ho fatto un po' un giro in questi giorni vedendo quali sono stati i video che vi sono piaciuti di più, quali di meno, dove avete fatto tanti commenti, tante domande, e ho visto che gli argomenti che vi piacciono di più sono il cibo, ossia le ricette comunque, e il fatto che abbia intrapreso questo stile di vita che, se non lo sapete appunto, ho intrapreso uno stile di vita vegano, ma anche l'organizzazione, un argomento che mi piace molto. Quindi parlo dell'università, di come sto organizzata, di come organizzo la stanza, tutte queste belle cosette qua. E quindi da questa settimana che sta per arrivare in poi ho deciso di pubblicare 3 volte a settimana, almeno 2 volte a settimana, e di trattare ogni giorno un argomento diverso. State quindi pronti a vedere d'ora in poi sul canale il giovedì video riguardanti cibo, veganesimo e ricette. La domenica video correlati all'organizzazione, alla scuola, all'università e tutte queste cose. E poi il lunedì e il martedì, se ho qualche altro video da farvi vedere che magari non rientra perfettamente in queste 2 categorie, lo posterò appunto il lunedì. Quindi giovedì, domenica e lunedì non perdetevi i miei video sul canale. Quindi questo era il breve video, la breve introduzione diciamo al nuovo anno che ho voluto fare. Io spero che quest'anno sia favoloso come sta quello precedente. Io amo fare video su YouTube, sono felice, spero che comunque vi possa intrattenere oppure vi possa dare dei consigli utili, in qualche modo vi piacciono i miei video. Non dimenticate di iscrivervi al canale per vedere i miei video tutte le settimane e ricevere notifiche al riguardo, di mettere mi piace a questo video se vi è piaciuto e come me siete eccitati a questo nuovo anno di YouTube, di seguirmi naturalmente su tutti i miei social che trovate linkati qua sotto e su cui sono molto attiva, specialmente le mie 2 pagine Instagram. E quindi noi ci vediamo prestissimissimo con un nuovo video. A presto, ciao ciao!